questo? Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qua anche il 12 di agosto, mi sono regalato 3 giorni di vacanza in terra di Sardegna e quindi prima di ritornare domani mattina nella splendida, straordinaria, soleggiata Milano, e quindi domani alle 3 del pomeriggio, mentre sarete, mi auguro, in qualche spiaggia a visitare anche qualche straordinaria località del centro della Sardegna, perché devo dire che tutti conoscono la costa, tutti conoscono le spiagge, però le terre che più mi hanno appassionato, che più mi sono rimaste dentro, sono quelle del centro della Sardegna. Ricordo ancora arrivare al Gennargentu, ricordo le sugherette di Tempio Pausania, ricordo le dighe, gli invasi, ricordo gli animali allo stato brado, quindi farsi il bagno è assolutamente straordinario, però per me la vera Sardegna è quella che sta all'interno delle località, nelle aree interne, quindi se qua ci sono, come ci sono dei turisti, vi invito a dedicare anche una giornata allo splendore che c'è nel cuore di quest'isola. Qual è il nostro impegno? Poi arrivo ai temi nazionali. Primo, e lo dico ai cittadini di Olbia, ai cittadini sardi che sono qua ben rappresentati, che la Sardegna possa vivere in tranquillità, possa avere una sanità all'altezza e possa collegarsi con aerei e navi al resto del continente non solo a luglio e agosto. La Sardegna non può essere una terra straordinaria per i turisti ad agosto, la Sardegna deve essere una terra di serie A anche per i sardi a novembre, a gennaio, a febbraio, a marzo, quando le spiagge sono chiuse. E su questo ancora stamattina ho parlato con ITA, con i dirigenti dell'ex Alitalia, con Volotea, perché non possono esserci decine di collegamenti solo a luglio e agosto e poi caricare sulle spalle dei sardi dei costi per studiare, per lavorare o per curarsi se uno vuole fuori dall'isola, che sono di centinaia di euro per ogni tragitto. Quindi una Sardegna da vivere per i sardi da settembre a maggio, oltre che bella per i turisti a luglio e agosto. E quindi questo è l'impegno numero uno, perché dipende anche dalla compagnia aerea e dalle compagnie di navigazione. Se qualcuno ha preso milioni di euro negli anni passati per farsi cassa, adesso questi soldi vanno restituiti ai sardi per poter viaggiare tranquillamente durante tutto il resto dell'anno, perché non ci sono solo i turisti che arrivano da lontano. Impegno numero uno. Sull'agricoltura, sulla pesca, sull'allevamento e sul turismo stiamo lottando per dare ai pastori, ai pescatori sardi i loro diritti e le loro tutele, e io vi invito, e invito i turisti come invito i residenti, a fare politica anche quando si fa la spesa, anche quando si va in negozio, quando si va al supermercato e al ristorante, magari si perde qualche minuto in più, magari si spende un euro in più, però è un atto politico. Io vi invito a mangiare italiano, a bere italiano e a comprare italiano, a scegliere i prodotti sardi, il vino sardo, il formaggio sardo, la carne e il pesce di Sardegna, perché altrimenti ci arrendiamo al cibo sintetico. Io leggevo, con tutto rispetto, di schifezze, cibo sintetico, latte senza vacche che arriva dalla Danimarca prodotto da fermentazione in laboratorio, pesce surgelato che arriva dall'altra parte del mondo, perché qua uscire per mare con il costo del gasolio per molti ormai è un lusso, e il latte a lunga conservazione in polvere che arriva da migliaia di chilometri di distanza. Anche fare la spesa è una scelta politica. Poi, venendo qua, mi ha chiamato qualche giornalista chiedendo un commento alle polemiche che ci sono soprattutto a sinistra, Letta, Renzi, Calenda, però la vita è così bella e siamo in una terra così straordinaria, e il 25 settembre è dietro l'angolo, perché mancano 44 giorni, che io mi rifiuto di perdere tempo rispondendo alle polemiche vuote di Letta, Renzi e Calenda, e io invece preferisco parlare di tasse e di lavoro. Tasse e lavoro. Lavoro vuol dire diritto al lavoro per i giovani di 20 anni e diritto alla pensione per chi ha superato i 60 anni. Tradotto, l'impegno che non prendiamo così a caso, ma lo prendiamo perché metà dell'opera l'abbiamo già fatta quando eravamo al governo, adesso dobbiamo completare l'opera,
dal 26 settembre l'impegno che si prende la Lega, e poi nell'epoca dei telefonini e delle televisioni non posso venire il 12 agosto a Olbia a dire una cosa e poi tornare l'anno prossimo e non averla fatta. Priorità, siccome per noi la priorità è il lavoro e la serenità sul lavoro, è un lavoro stabile, non un lavoro precario rinnovato di 15 giorni, 15 giorni. La prima legge da azzerare e si può fare entro l'anno 2022 è la legge Fornero. Mandare in pensione la legge Fornero significa aiutare i giovani e aiutare chi lavora da 40 anni. Dopo 41 anni di ospedale a Olbia, di scuola, di polizia, di trattore, di mare, di negozio, dopo 41 anni il diritto a qualche anno di pensione è sacrosanto e il diritto dei ventenni a prendere il posto dei 65enni è giusto, perché la natura funziona così. Quindi, uno, chi sceglie la Lega fa una scelta precisa: azzerare la legge Fornero e avviarsi a quota 41. Due, rottamare i milioni di cartelle dell'Agenzia delle Entrate che stanno arrivando a casa di milioni di cittadini sardi e italiani. E non stiamo parlando dei ricconi con lo yacht da 100 metri che arrivano qua e non pagano le tasse. Stiamo parlando di pensionati che mi chiamano, di artigiani, di vedove, a cui stanno arrivando cartelle esattoriali del 2016, del 2017, del 2018. Ora, dopo 2 anni e mezzo di pandemia e con una guerra in corso, mi sembra giusto, equo, sacrosanto che lo Stato incassi una piccola parte di quelle cartelle e liberi questi milioni di italiani. Tradotto, se un commerciante, un artigiano del centro di Olbia si vede recapitare una cartella esattoriale di 10.000 euro per IMSS, per IVA, per multe di 5 anni fa, lo Stato può fare due scelte. Uno, tenere viva quella cartella e fare in modo che quel commerciante sul corso chiuda e licenzi i suoi dipendenti perché non ha quei 10.000 euro. Due, invece dei 10.000 euro, io ti ne chiedo senza more o interessi, me ne dai 2.000, io Stato incasso, tu non licenzi nessuno e continui a fare la tua attività imprenditoriale. Lo Stato incassa e il cittadino torna a respirare. Su questo il PD, i 5 Stelle e lo stesso Draghi non erano d'accordo, ma pensate che da qui al 31 dicembre sono in partenza e in arrivo 50 milioni di buste verdi dell'Agenzia delle Entrate. E ditemi voi, se uno i soldi non li aveva prima del Covid, come fa a trovarli dopo il Covid? Quindi azzerare la legge Fornero, un'operazione di pace fiscale, di rottamazione delle cartelle esattoriali. Tre, e su questo hanno dibattuto una settimana in maniera arrogante e ignorante, da Letta a Renzi a Calenda ai comunisti, quelli con la falce e col martello, che non vogliono il taglio delle tasse e la flat tax. Ora, pagare meno per pagare tutti è qualcosa che combatterebbe l'evasione fiscale più dell'obbligo dell'uso del bancomat o di queste sciocchezze che utilizzano meccanismi che aiutano solo le banche. È chiaro che se tu a uno chiedi il 60% di tasse o il 50% di tasse, uno per sopravvivere se ne inventa di tutti i colori. Stasera, mentre noi siamo qua, alle 18.45 di questo 12 agosto, già 2 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani pagano solo il 15% con la flat tax. Qua, se c'è una partita IVA che fattura fino a 65.000 euro, paga solo il 15%. Ora, siccome funziona per milioni di partite IVA, la proposta della Lega è estenderlo anche a lavoratori dipendenti, famiglie e pensionati. Una tassa piatta, semplice, senza burocrazia, del 15% a partire dai redditi più bassi, a partire da una famiglia che porta a casa 40 o 50 mila euro all'anno, perché uno dice, con 50 mila euro fai la vita da nababbo. Se hai due figli e per lavoro devi viaggiare, con 50 mila euro lordi, perché ricordo che sono lordi, in quattro non fai sicuramente una vita da nababbo. E oltretutto questa flat tax che semplifica la vita, se uno apre per la prima volta una partita IVA, paga per 5 anni il 5%. Quindi io, fra chi distribuisce redditi di cittadinanza per stare a casa e chi vuole delle tasse più basse, scelgo la seconda opportunità.
lavoro, merito e opportunità per i giovani. Io non penso che i giovani sardi ambiscano a un aiutino per stare a casa tranquilli a guardare la televisione. Io penso che noi dobbiamo buttare sul merito, sull'ingegno, sulla fatica, sull'impegno, sul sudore. E si può fare, ripeto, perché già oggi funziona per 2 milioni di lavoratori. Poi ce ne sono tante di cose da sistemare. Non parlo appositamente del tema che però anche in Sardegna, anche in queste ore, come cronaca nera è dilagante, aggressioni, baby gang, scippi, molestie sessuali. Siccome abbiamo già tanti delinquenti italiani per cui occorre costruire nuove carceri, non è un motivo sufficiente per riempire la Sardegna e l'Italia anche di migliaia di delinquenti stranieri che vengono qua a combinarli di tutti i colori. Quindi combattere i trafficanti di esseri umani è una cosa giusta, non è della Lega o di destra. La sicurezza, passeggiando questa sera, è un diritto di tutti, soprattutto delle donne e delle ragazze, che nel paese dove voglio che cresca mia figlia, che ha 9 anni, devono poter uscire di casa la sera dove vogliono, all'ora che vogliono e vestite come vogliono, senza che nessuno si senta in diritto di allungare mani o fare pensieri strani. Quindi l'immigrazione regolare è un valore aggiunto. Quanti sardi ci sono in giro per l'Italia e in giro per il mondo? Migliaia, milioni. Non so se ci sia un censimento, però io non penso che a nessuno dei nostri genitori o dei nostri nonni che sono andati in Germania, in Svizzera, in Belgio, in Sud America per cercare fortuna qualcuno regalasse la casa o 35 euro al giorno o gli concedesse tutto senza neanche un grazie in ricambio. Quindi controllare chi entra e chi esce dal nostro paese è un diritto sacrosanto. Abbiamo dimostrato al governo che combattere gli scafisti era possibile. Non vedo l'ora che la Lega torni a occuparsi di protezione dei confini del nostro paese, perché abbiamo le idee chiare su come fare. E lo dice uno che ha vinto 4 processi per aver mantenuto la sua parola, però io sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché l'ho fatto per il bene del nostro paese. I giovani, parlavo con Christian, qua ci sono strutture ospedaliere che avrebbero bisogno di medici e infermieri, ma non si trovano medici e infermieri. Cioè tu puoi fare il bando, però fai un bando per 100 persone e te ne arrivano in 3. E quindi è chiaro che poi aumentano le liste d'attesa e aumentano i problemi. Soluzione, visto che in Italia c'è il numero chiuso per accedere alla medicina, poi magari c'è qualcuno che ci ha provato o ci proverà. Ogni anno quasi 100.000 ragazzi provano il test di ammissione a medicina e di questi, dopo il test con le crocette che sembrano il quiz delle parole crociate, 1 su 10 riesce a farcela. Qual è la soluzione? Copiare quello che fanno in Francia. Cioè, le buone idee che funzionano all'estero, se le porti in casa tua, non fai un cattivo servizio. Come funziona in Francia? In Francia non c'è limitazione all'accesso per il primo anno di medicina. Cioè, se fanno richiesta in 100.000, in 100.000 fanno il primo anno di medicina. Alla fine del primo anno, in base ai voti, in base agli esami, in base al merito, quelli che ce la fanno ad andare avanti vanno avanti e gli altri scelgono altre facoltà. Quindi non vieni escluso per un quiz a crocette come quello dell'esame della patente. Vai avanti se hai dei buoni voti e hai dei medici di primo livello. Non è, costa zero allo Stato, non è un'idea rivoluzionaria, ma magari qualche medico in più e qualche infermiere in più te lo porti a casa, perché qua voi potete costruire, a Olbia ci sono ospedali straordinari e macchinari all'avanguardia, ma se non c'è il medico che la fa funzionare o l'infermiere che lo fa funzionare, è chiaro che poi le liste di attesa si allungano. Questo è uno dei tanti esempi che ci sono, e invece su questo faccio un minimo di polemica con uno di sinistra, Calenda, che nei giorni scorsi ha detto una delle sciocchezze secondo me più incredibili degli ultimi anni, ve la sarete persa. Ha detto che tutti i giovani italiani dovrebbero fare
solo il liceo. Cioè tutti i ragazzi dovrebbero andare solo al liceo, perché gli istituti professionali, gli istituti tecnici, i geometri, gli alberghieri e i turistici sono scuole di serie B. Uno che dice una roba del genere è ignorante dall'inizio alla fine. E io dico viva gli studenti degli istituti tecnici, gli insegnanti degli alberghieri, dei geometri e dei professionali. Anzi, dico che innanzitutto ogni ragazzo, ogni famiglia deve poter scegliere che scuola fare. Ma io direi che ci serve l'esatto contrario. Cioè ci serve investire sulla manualità, sull'artigianato, sul turismo, sulla manifattura. Quindi per dirvi la spocchia di qualcuno di sinistra che dice che se non hai fatto liceo e se non hai 3 lauree sei uno che vale di meno, io ho incontrato in Italia fior di signori e signore che con la terza media hanno creato imprese che danno lavoro a migliaia di persone. Non c'è bisogno di avere 8 master. E quindi anche su questo, una scuola a misura di ragazzo, una facoltà di medicina aperta a tutti. Non mi voglio annoiare perché è il 12 agosto per tutti, e anzi vi ringrazio perché senza aver fatto pubblicità ci siamo messi su un banchetto qua sul viale di Olbia e fermare così tanta gente, fatemi un applauso e ditevi grazie voi, perché non era scontato. Grazie di cuore. Vi chiedo in questi 45 giorni di mettercela tutta. Ripeto, io domani sono a Milano, sicuramente perché ho una giornata di lavoro. Noi ci stiamo occupando, e l'abbiamo messo nel programma, non solo la tutela di donne, uomini, giovani e anziani. Io settimana scorsa sono andato a visitare una struttura straordinaria che ospita cani, gatti, animali maltrattati, abbandonati. Io voglio un paese dove aumentano le pene per chi maltratta o abbandona gli animali, perché ovviamente se uno fa certe cose col suo gatto o al suo cane non oso immaginare che testa abbia per un altro essere umano. Quindi cosa potete fare in questi 45 giorni? Parlare. Io penso che l'aria sia buona, l'ho visto in questi 2 giorni di Sardegna, non solo sardi ma turisti, milanesi, torinesi, palermitani e toscani, che mi hanno detto ci siamo, dopo una vita che il PD ha perso le elezioni, ma è riuscito a tornare di riffa o di raffa al governo, perché guardando bene negli ultimi 11 anni, pur avendo perso le elezioni, il PD ha governato in 10 anni su 11, sto giro il 25 settembre, se il centrodestra marcia compatto non ce n'è per nessuno, e per 5 anni il centrodestra prende per mano questo paese. E poi se saremo bravi, tra 5 anni saremo ancora qua, però di governare con Di Maio, con Letta, con Renzi, con Calenda è stata una fatica mica da poco. E dal 26 settembre, se ci diamo una mano e se gli italiani rispondono come tutti i sondaggi dicano che risponderanno, Speranza e la Lamorgese cambieranno mestiere e faranno qualcos'altro. E ne dico 2 su tutti che hanno brillato, diciamo, nella notte di San Lorenzo, quando ognuno di noi ha espresso un desiderio. Non so che desiderio abbiate espresso voi. Io ne ho espresso una 30, però diciamo che qualche desiderio privato rimane per me. Quello dello scudetto del Milan l'ho esaudito l'anno scorso. Diciamo che per quello che riguarda la politica il desiderio spetta a voi esaudirlo. Noi non faremo promesse mirabolanti, ci impegniamo a dire oggi quello che sappiamo di poter mantenere domani. E ci rivedremo nei prossimi giorni. Cosa potete fare, dicevo? In spiaggia, a casa, in negozio, a settembre quando riaprono le scuole, contaminare di energia positiva. Sorriso. Agli insulti io mi sono impegnato, ho fatto un fioretto. Ogni giorno Letta e Calenda si alzano e mi attaccano. Che vita grama. Io invece voglio rispondere col sorriso e con le proposte. Oggi Letta ha detto speriamo che non decidano all'estero le elezioni italiane. Amico mio, fortunatamente per l'Italia sceglieranno gli italiani
e secondo me sceglieranno bene domenica 25 settembre. A occhio sceglieranno bene. Sceglieranno un paese con un po' di tasse in meno, non dico miracoli, un po' di tasse in meno, un po' di burocrazia in meno. Ho chiesto agli alleati di mettere nel programma del governo il silenzio assenso, ovvero sia se un imprenditore, se una famiglia, se un privato cittadino porta una domanda in comune, in provincia, in regione, in sovrintendenza, non è che puoi star lì sei mesi a aspettare la risposta. Se non ti rispondono entro 30 giorni vuol dire che quello che hai chiesto di fare lo puoi fare, perché se non ti dicono di no, allora vuol dire che puoi ampliare casa tua, ampliare il capannone. Qua a furia di dire di no c'è un'Italia ferma. La Sardegna ne sa qualcosa coi signori del no. L'ultima volta qua i 5 Stelle hanno vinto ovunque promettendo tutto. Il risultato è no TAV, è no TAP, è no ai termovalorizzatori, è no alle infrastrutture. Qua io ho parlato con l'amministratore delegato delle ferrovie. C'è bisogno che la Sardegna funzioni, ma ci siano strade all'altezza e ferrovie all'altezza anche nel centro della Sardegna, perché altrimenti non si può andare solo in Costa Smeralda, non può esserci solo la Sardegna bella ed efficiente e accogliente ad agosto. Quindi avere anche infrastrutture tecnologiche. Cioè, io ho girato, per fare impresa in Sardegna devi avere la connessione, non puoi avere di chilometro in chilometro e perdi il campo e ritrovi il campo, perché le infrastrutture sono quelle materiali, ma sono anche quelle digitali. Qualche impresa privata mi dice però farlo in Sardegna costa troppo, perché gli abitanti non sono numerosi come a Roma, a Milano, e quello che investo mi costa un po' di più. E io dico a questi signori della telefonia, dell'energia, delle strade o delle ferrovie, che se vogliono fare affari investendo sul continente sono pregati di reinvestire in Sardegna e in Sicilia una parte dei quattrini che loro guadagnano facendo affari in Italia, perché non è che vivere su un'isola debba essere una condanna. E quindi aiutare le isole maggiori e minori, non solo a luglio e agosto. Io sono stato a Lampedusa. A Lampedusa, se devi partorire a novembre o a febbraio, o se devi farti una mammografia, o se devi andare al liceo o all'università, tu devi prendere l'aereo e spendere 300 euro per andare a esercitare un diritto che un milanese, un torinese e un romano hanno per naturale. Ecco, quindi rendere la vita di chi nasce su un'isola esattamente bella e complicata come quella di tutti gli altri italiani, senza fare promesse mirabolanti. Ecco, un'ultima riflessione. Il 25 settembre c'è gente che dice io non voto, si vedono in internet, ma io non voto perché tanto non cambia niente. Io voto perché se voto uno di un partito, poi questo cambia 18 partiti, e questo è vero, perché nell'ultimo Parlamento in 300 hanno cambiato partito. La Costituzione non lo permette, perché bisognerebbe cambiare la Costituzione, ma io la cambierei la Costituzione in questo senso: se vieni eletto in un partito con un programma, se cambi partito molli la poltrona e torna a casa a fare il tuo lavoro, perché uno oltre a chi ha votato per andare a fare questo, se uno vota uno della Lega per la flat tax e poi questo impazzisce, va nel PD e mette la tassa patrimoniale, è chiaro che prende per fessi gli elettori. Ecco, stavolta però chi non vota è come se votasse a sinistra, perché noi sappiamo che la sinistra qualcuno il voto strutturato ce l'ha, quello di qualche sindacato, quello di qualche ONG, quello di qualche patronato, qualche giornale lo controllano, qualche televisione la controllano, qualche radio la controllano. Quindi chi vota per interesse o per eredità, a votare il 25 settembre ci va. Chi invece vota per scelta, per ideale, per un'idea di futuro, se il 25 settembre sta a casa è come se votasse a sinistra. Io vi chiedo di portare in questi 44 giorni questa idea d'Italia bella, dove vengono valorizzate le identità, le diversità. L'Italia è composta da 8.000 comuni, uno più bello dell'altro e uno diverso dall'altro.
Io non dico che ci siano comuni migliori o comuni peggiori, quindi bisogna valorizzare tutti, nessuno deve essere dimenticato, non per, proprio per questo io sono orgoglioso che proprio ieri abbia accettato di candidarsi nelle liste della Lega il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi, per rappresentare i diritti di milioni di disabili che non possono essere dimenticati. E mentre altri vedo che prenotano le candidature di cantanti, per carità, tutti importanti, perché ogni mestiere ha la dignità di tutti gli altri mestieri, però che fra tanti partiti il presidente di un'associazione importante come l'Unione Italiana Ciechi abbia scelto la Lega, vuol dire che sul tema della disabilità altri chiacchierano, noi delle risposte le stiamo dando. La differenza tra chi chiacchiera e chi fa. Poi a sinistra ritengono che sia importante portare avanti alcune leggi a cui io mi opporrò finché campo. Faccio l'esempio della legge che legalizza la coltivazione, il consumo e lo spaccio di alcune droghe cosiddette leggere. Per me non esistono droghe leggere. La droga è morte, punto. La droga va combattuta, punto. Strada per strada, scuola per scuola, parrocchia per parrocchia, piazza per piazza. Poi sullo ius soli, la cittadinanza non si regala, ma si sceglie al compimento del 18° anno. Sul DDL Zan, io ritengo che ognuno debba vivere la sua vita privata liberamente, ognuno può amare chi vuole, baciare chi vuole, andare a cena con chi vuole e vivere i suoi affetti come vuole, dove vuole, quando vuole. Il limite che io pongo è quello che riguarda i bambini. Lasciamo fuori i bambini dai bisticci degli adulti. Le adozioni ci sono se ci sono una mamma e un papà. L'utero in affitto è una schifezza che combatterò finché campo. Quindi ognuno fa quello che vuole, però quando si vogliono portare lezioni di gender sulle scuole di sui banchi di bimbi di 6 o 7 anni, quando si vogliono pagare le operazioni di cambio del sesso a bimbe o bimbi che vanno alla scuola media a 12 anni, io penso che l'educazione dei figli spetti non allo Stato, non a qualche associazione privata, ma alla mamma e al papà, non al genitore 1 o al genitore 2, alla mamma e al papà, perché per me le tradizioni, le radici, le culture sono qualcosa di importante, perché un popolo senza radici, un popolo senza orgoglio, un popolo senza tradizioni è un popolo destinato a sparire. Ecco, io sono contento, e lo dico sottovoce con tutta la scaramanzia del mondo, che fra 44 giorni 60 milioni di italiani potranno scegliere un futuro non di miracoli, ma di lavoro, di diritti, di doveri, perché insieme ai diritti vanno a pari passo i doveri, perché un genitore che dice solo sì a un figlio, un politico che dice solo sì a un cittadino, non tira su un buon figlio o un buon cittadino. Se ci sono dei no da dire, vanno detti dei no. Io l'ho detto, io ho fatto il servizio militare nel luglio del 95 per un anno, forse per me, visto le baby gang che ormai sono cronaca nera dalla mattina alla sera, reintrodurre il servizio militare e il servizio civile per le nostre ragazze e i nostri ragazzi significherebbe reinsegnare un po' di rispetto e di spirito di sacrificio, magari insegnando nozioni di protezione civile, di pronto soccorso, di spegnimento incendi, di manutenzione dei fiumi, dei torrenti, dei boschi, delle aree interne. Quindi, però stiamo andando oltre. Ecco, un'Italia che scommette sui suoi giovani, sul merito e sulle eccellenze. Dove? E chiudo, visto che siamo in una delle coste più belle e per alcuni versi anche più care del mondo, dove attraccano yacht, dove ci sono alberghi che ti fanno pagare anche 5.000 euro a notte una camera, noi non dobbiamo respingere il concetto di successo, di ricchezza. E questo è un altro fattore culturale. Se uno ha successo nel lavoro perché è bravo,
e quindi assume operai, e quindi allarga il suo albergo, la sua fabbrica, e quindi c'ha una bella macchina, e quindi magari c'ha la bella barca, e quindi c'ha il bel marito o c'ha la bella moglie perché è stato bravo, magari anche fortunato, ma bravo, non va guardato in cagnesco come qualcuno da indagare, a cui mandare gli accertamenti della finanza. Noi dobbiamo incentivare chi ce la fa, dobbiamo aiutare chi ce la fa. Perché c'è una certa cultura di sinistra, sempre musi lunghi, e l'invidia, la gelosia, il rancore. Se il mio compagno di scuola o di università e il mio vicino di negozio, di ristorante è bravo e ha successo, non devo emularlo per avere successo anch'io. Devo invidiarlo, rosicare, far di tutto perché questo abbia qualche problema. Ecco, io sogno un paese dove tutti, dal primo all'ultimo, sognino, puntino in alto. C'era una bellissima frase di un bellissimo libricino, una cinquantina di pagine, in cui un gatto insegnava a una gabbianella a volare, e c'era una frase che diceva: vola solo chi osa farlo. Io spero che in questa piazza ci siano donne e uomini che non si pongono limiti, che non abbiano paura di niente e di nessuno, e che osino sperare in un'Italia che torni a essere la numero uno, perché ce lo meritiamo. Viva la Sardegna, viva l'Italia, viva la Lega, buona fortuna e grazie a tutti voi per quello che farete dal 2 al 25 settembre. E parola mia, andiamo a vincere! Con il quale sono anche a Como per tutti i momenti.